Ciao, sono Beatrice, sono una volontaria territoriale di Milano per Gomitolo Rosa. Scusate la qualità di questo video, io non sono assolutamente un'esperta, mi intendo però un pochino di maglia e uncinetto. Infatti, se non fossimo stati tutti bloccati in casa da questa terribile emergenza sanitaria, avremmo potuto incontrarci in varie location milanesi e realizzare insieme tanti bei progetti. Uno di questi, lo vedete qui sotto, è una collana che abbiamo deciso di chiamare Happy Daisy. Questo perché vorremmo che, grazie ai filati di Gomitolo Rosa e a qualche piccola nozione di uncinetto, queste nostre giornate da reclusi siano più felici e, perché no, anche un po' più colorate. Si ottiene realizzando questa collana con delle catenelle e questa margherita. In realtà possiamo realizzarne quante vogliamo, scusate, e metterle tutte infilate insieme. Possiamo realizzarle anche di colori diversi dal bianco. E niente, avete voglia di realizzarle con me? Seguitemi. Eccoci, siamo pronti per realizzare la nostra collana margherita. Quello che serve innanzitutto sono i filati di gomitolo rosa in bianco, verde e giallo. Abbiamo poi bisogno di un uncinetto che io ho qui nella misura del 5,5, un ago da lana e un paio di forbici. Cominciamo con il realizzare la parte centrale della margherita in questo modo. Facciamo un cappietto e 6 catenelle. 1, 2, 4, 5 e 6. E chiudiamo con una maglia bassissima nella prima. A questo punto facciamo 12 maglie basse nel centro. Una, due, tre, anche in questo caso chiudiamo con una maglia bassissima. Tagliamo il filo e utilizziamo l'ago da lana per affrancare entrambi i fili. Non è necessario che facciate un lavoro più che preciso, perché poi i petali andranno a completare il tutto. Ecco qui, tagliamo ok. Io mi ero già preparata questo e andiamo ad utilizzare il filato bianco per fare i nostri petali. Allora, inseriamo il nostro uncinetto e, facendo un po' di attenzione, andiamo a lasciare, come vedete, un po' di filato bianco e creiamo 11 catenelle. Allora, prima di andare avanti, vi faccio notare come qui ci siano appunto 11 catenelle. Potete anche pensare di fare dei petali molto più lunghi, non c'è una regola precisa in questo senso. Allora, cominciamo. 1, state attenti che il filo non vi scappi. Quindi dicevo 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10,
11. Questo va a chiudersi nella stessa maglia da dove abbiamo iniziato, con una maglia bassissima. Fate un po' di attenzione perché rischiate di perdere il filo. E proseguiamo immediatamente con altre 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Come prima, ci inseriamo nella maglia sottostante tirando un po' il filo, maglia bassissima e ricominciamo. 1, 2, 3, 4 e continuate fino a quando arrivate alla fine. Io naturalmente dopo aver fatto tutti i petali ho stirato la margherita e la margherita si può dire conclusa una volta che arriviamo appunto alla fine del nostro della nostra parte centrale. Per quello che riguarda invece la collana, è la parte più semplice, oserei dire, perché dobbiamo fare solo una serie di catenelle. Allora, ci lasciamo un po' di filo all'inizio in modo che poi lo possiamo utilizzare, lasciandone altrettanto nella parte finale per fare un fiocco. Quindi iniziamo con il nostro cappietto e facciamo tante catenelle quante ne desideriamo. Considerando che in questa collana la lunghezza è di circa 70 centimetri e io ho realizzato 130 catenelle. Quindi decidete voi se la volete più corta, più lunga e come volete anche le catenelle. Potrei suggerirvi anche di realizzare un cordoncino in I-cord o con una tricottina, ma la cosa più semplice sicuramente è fare le catenelle. Quello che poi vi posso aggiungere, vi posso dire, è che per la chiusura, che è la parte più semplice, oserei dire, possiamo fare così. Una volta arrivate alla fine della nostra collana, non facciamo altro che tenere in sospeso la maglia sull'uncinetto. Tagliare tanto quanto filo ci serve per poter fare poi un fiocchetto come vi dicevo all'inizio, quindi tagliamo e molto semplicemente estraiamo il filo. Quello che potete notare quindi è che all'inizio e alla fine più o meno abbiamo un motivo simile. Questo renderà naturalmente più omogenea la nostra collana e anche più graziosa e possiamo quindi poi realizzare un fiocchetto per abbellire ulteriormente la nostra collana. Naturalmente spero che le istruzioni siano state chiare e magari ci vedremo per un altro bel progetto insieme. Ciao!